Ciao, bentornati in un nuovo video. Oggi svuota la spesa dell'Esselunga. Intanto vi faccio vedere la prima busta. Allora, nella prima busta avevo preso, diciamo, nella prima parte quando si entra, la frutta, che ero rimasta solo con un'arancia in casa, quindi non va bene che noi mangiamo la frutta sia per pranzo, dopo pranzo, che per dopo cena e a volte anche a merenda, per cui la frutta non deve mancare mai in casa nostra. Allora, ho preso le nostre banane, ne ho prese un bel po', sono 1,760 kg a 3,33 euro. Poi ho preso le pere abate, a me piacciono queste, sono tre pere belle grosse, le ho pagate 2,55 euro. Poi mandarini, sono 1,2 kg, 2,87 euro. Sono ancora abbastanza buoni, non più buonissimi, però diciamo finché resistono, perché la bimba piacciono da morire, io li continuo a prendere. I kiwi 1,44 euro, questi sono ancora un pochino duretti, ma poi, amore, ma poi li andrò a mettere insieme alle mele, eccole qua, così matureranno un pochino. Queste sono le mele ambrosia, 4 mele, 2,28 euro. Poi ho preso, amore, le zucchine, 1,96 euro, sono quasi 1 kg di zucchine. I pomodori, questi qui a grappoli, che erano un'offerta 50% 40% al chilo, quindi li ho pagati 1,07 euro, 1,8 kg, no, 1,088 kg. Poi ho preso queste gallette a crusca d'avena della linea Fiorentini, erano un'offerta 1,75 euro, sono molto buone. Io le mangio a merenda con un pochino di formaggio spalmabile e sopra una fetta di fesa di tacchino o besalola di tacchino, perché diciamo sono a regime sano, per cui ora ogni tanto magari anch'io tipo la domenica mangio qualcosa che insomma un pochino più grasso, però cerco di stare attento, perché comunque oltre che per la linea anche per un discorso di salute, che sto facendo una cura, quindi devo stare attenta ai grassi. Queste. Poi il sale fino che stava finendo, questo mi sembra 19 centesimi, una roba del genere. Le focaccine che una mia bimba stamani me l'ha già mangiata, 2,18 euro. Sottofondo c'è la bimba che chiacchiera, scusate, ma ecco. Poi la salsa barbecue, che per me è diciamo, una scoperta abbastanza recente, è la seconda infatti che prendo. Perché l'avevo mangiata nel panino da Roadhouse e pensavo non mi piacesse, in realtà invece ho scoperto che mi piace parecchio, quindi quando facciamo la serata hamburger, quindi che facciamo il panino in casa, il nostro hamburger, ci andiamo a mettere insieme al ketchup piccante anche un goccino di salsa barbecue, quindi questa ci dura parecchio, però tanto insomma va bene. Poi gli yogurt, i formaggini, perché poi ho preso anche gli yogurt. I formaggini, questi ce n'è un altro pacchetto, dovrebbe essere nell'altra busta. Sono quelli al parmigiano reggiano e questi venivano 1,19 euro. Formaggini, sì, 1,19 euro, sono due confezioni da tre, quindi sono sei formaggini. Li rimetto la sera nel passato di verdura. Poi vabbè, per le donne assorbenti questi del Carrefour, che mi ci trovo bene, che sono un pochino più grandi, quindi per la sera vanno benissimo. Poi, come prima parte, mi sembra che vi ho fatto vedere tutto. Perfetto, adesso tolgo questo e metto l'altra Allora, parte. questa è la seconda busta, intanto ho messo via le altre cose, anche la mia frutta sistemata. Oh, quando è così mi piace tantissimo. Questa è la frutta, diciamo, per la settimana, quindi le banane sono un pochino verdi, ma perché giustamente poi diventano subito mature e troppo dolci non mi piacciono. Allora, vado avanti. Come vi dicevo, ho preso lo yogurt, questo qua della Fage o Faie, come si dice, che solitamente costa tantissimo, perché costa tipo intorno a 1,40 euro, 1,45 euro. Invece stamani era in offerta a 79 centesimi, se non sbaglio, sì, infatti ne ho presi 6. Tanto la scadenza è bella lunga perché si parla di aprile, quindi non ci arriveranno nemmeno ad aprile, quindi tra me e mio marito tranquillamente li mangiamo. Ho scelto, sono quelli col 0% di grassi. Ho preso il mirtillo, due al fragola e due alla pesca. Poi
Prima mi sono accorta che l'avevo messo fuori, ma non ve l'ho detto il prezzo. Ho preso anche le cialde, queste io ho la macchinetta la Dolce Gusto della Nescafè. E ho preso il decaffeinato per me la sera, che preferisco bere questo, che almeno quando ho voglia di caffè anche la sera sono sicura che non mi dà problemi per dormire. Sono 16 capsule e questo viene 5 euro. Allora, Nescafè 5,49 euro. Sto finendo la mia scorta di caffè perché, incredibile, ma per una volta ho vinto un concorso. Tempo fa c'era un concorso proprio della Nescafè che si potevano vincere dei premi e noi avevamo vinto il caffè, la scorta per un anno, che ovviamente non è durata un anno, perché loro per un anno intendono un caffè al giorno. Invece noi siamo in due in casa che bevono il caffè, poi vari ospiti e cose varie. Ma ne beviamo comunque pranzo, merenda, cena, colazione, quindi il caffè è andato via. Però intanto ho vinto il caffè, quindi buono. Ogni tanto si vincono veramente i premi. Quindi grazie Nescafè. Poi ho preso gli spinaci già questi puliti e cotti. So che è meglio prenderli, farli, sempre siamo d'accordo. Io mi ci trovo bene, sono buonissimi, sono freschi e quindi li ho presi. Sono 400 grammi e li ho pagati 1 euro. E 98. Poi ho preso il burro che non avevo più in casa perché devo fare voglio fare la torta per stasera, la sbriciolata alla Nutella, quindi mi mancava il burro. Il burro l'ho pagato, sono 250 grammi, 1,19 euro, questo del marchio Esselunga. L'altra confezione di formaggini al parmigiano che vi ho detto costava 1,19 euro. Le Santa Lucia, le mozzarelle, questo nella confezione da 3, sempre in offerta, che costavano allora, non la trovo, comunque mi sembra 1,98 euro, una cosa del genere, anche queste erano al 50%. Poi l'insalata, questa qua, la misticanza, ben insalata, piace tutta, quindi ogni tanto accontento anche mio marito che è. Questa gli piace un po' di più, anche questa era leggermente in offerta, sì, da 1,98 euro l'ho pagata 1,18 euro. Poi ho preso due confezioni di petto di pollo, queste qua a fette, che erano sempre sconto al 30%, quindi l'ho pagata. Queste sono 4 etti e 55, 2,95 euro, e quest'altro che sono 4 etti e 17, 2,71 euro, quindi insomma, per due cene siamo a posto perché comunque una vaschettina va bene per noi due. Ci facciamo una bella cena sana. Poi ho ripreso il solito salmone che io compro sempre all'Esselunga perché è quello che secondo me è buonissimo innanzitutto. Ma poi comunque per la quantità, perché sono 200 grammi, non costa tantissimo perché viene 3,49 euro, 3,29 euro per 200 grammi. Per cui no, i grammi forse sono davanti, eccolo qua. Per cui vi posso assicurare che è buonissimo come prezzo. Poi, super mega offerta della Bresaola di Tacchino, questa dell'Equilibria. Infatti ne ho prese 4 vaschette, sì, 4. Tanto anche qua si parla di maggio, ma non ci arriva. Come vi dicevo prima, mio marito fa sport, palestra, quindi comunque cerca cose non grasse con tante proteine per vari snack. E questa è buonissima, piace anche a me, quindi anche io che vi dicevo sto attenta, insomma, per la merenda quando faccio anche io un po' di ginnastica in casa che mi aiuta lui. È veramente buonissima, quindi ve la consiglio veramente. Io la mangio proprio così, come snack, quindi proprio a pezzettini di bresaola così, oppure sulla gallettina di prima con un pochino di formaggio. Queste costavano veramente poco perché erano in offerta. Eccole qua, da 2,57 euro, c'era il 30% e le ho pagate 1,20 euro, 1,17 euro forse, una cosa del genere, fate voi il conto. Ora, devo dire che a onore vero l'Esselunga è dove costa meno, perché l'Esselunga costa a prezzo pieno comunque 2,57 euro, è già un prezzo accettabile. Da altre parti costa anche 3 euro. Quindi quando è a prezzo pieno sinceramente non la compro mai perché comunque costa tanto. Però in questi casi ne approfitto e ne prendo un pochino di più. E
Niente, la mia spesa all'Esselunga è finita. Ah, non vedo il totale. Il totale ho speso, eccolo qua, 58,60. 58,60 euro. E ho un codice sconto, wow, sperando forse di vincere la macchina. Fino adesso tentativo fallito, non l'ho ancora vinta. E niente, io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!